stasera al Piccole Magazine è al Nautilus di Milano. Adesso al mio fianco la presidentessa di giuria di questo fantastico concorso. Grazie per essere con noi, Deborah. Ciao Lucrezia, ciao Piccole Magazine. Sei splendida come sempre, complimenti, ma questa sera avevi un ruolo fondamentale. Sì, per la presidentessa di giuria per me è stato un onore. Grazie Billy Garcia, Sandra Shaw e Joe Visuvia. E il padrone di casa, no? No, sì. Abbiamo letto Jane, Miss Trava 2022. Sei d'accordo con la sua vittoria? È una bella ragazza. Vi auguro molto bene. Cosa pensi che le porterà nella sua carriera questa fascia, questa corona? Spero tutte cose che lei possa desiderare di questa nuova scelta, no? Perché diventare Miss, chi non vorresti, no? Diventare una Miss oggi, il giorno di oggi, però è tutto qua dentro, poi dipende da lei se lei vorrà. Qual era il suo punto di forza che l'ha portata alla vittoria? Sua? Forse essere umile, vero, discreta direi. C'erano anche altri candidati bravi. È un peccato. Certo, tante belle ragazze non potevano vincere tutte, ma vuoi dare da professionista di questo settore, vuoi dare un consiglio alle tante ragazze che questa sera anche per la prima volta hanno camminato sul palco? Guarda ragazzi, dovete esserci se stessi e andate avanti. Grazie Deborah per le belle parole, per essere sempre qua con noi con il Piccole Magazine. Ci vediamo